Buongiorno e bentrovati con Dentro la Notizia, l'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa. Quest'oggi, quando sfoglieremo i quotidiani della città di Civitavecchia, le notizie di rilievo importanti saranno quelle inerenti al mondo politico, quindi nell'occhio del ciclone ancora l'onorevole Pietro Tidei, e poi le modifiche che il comune ha fatto in vista dell'estate, proprio riguardanti la Movida. Ovvero ci sono delle novità. E poi all'interno del Messaggero troveremo anche articoli di giudiziaria per quanto riguarda il caso di Via Pinelli. Ma andiamo insieme a sfogliare il quotidiano e iniziamo con la provincia. In apertura, soldi e politica, Tidei, menzogne del centrodestra. Il deputato si difende, definendo infondati i contenuti dell'articolo pubblicato da Libero che lo annovera tra i parlamentari più ricchi. Il giornalista Franco Bechis lo definisce il Berlusconi democratico, parlando di un impero da milioni di euro. Pronta la replica dell'esponente del PD, gli unici redditi sono quelli consultabili sul sito della Camera. Andremo in seguito anche ad ascoltare direttamente Tidei. E poi la notizia, come vi anticipavo poc'anzi, Movida, accordo tra comune e commercianti, in arrivo nuove regole per rendere piacevoli le serate al Pirgo, prevista musica soft e restyling dell'impianto di illuminazione pubblica. Ma andiamo a sfogliare all'interno il quotidiano e troviamo proprio lo speciale soldi e politica. Una manovra del centrodestra. Pietro Tidei definisce menzogne quanto riportato sul quotidiano Libero di domenica. Il parlamentare: è evidente che hanno una gran paura di perdere. Elezioni. Moralizzerò la res pubblica, sono l'unico che può farlo. L'onorevole: gli unici redditi e patrimoni sono quelli pubblicati sul sito della Camera. Così lo definisce Franco Bechis dalle colonne del suo giornale, un impero da milioni di euro per il Berlusconi democratico. Ma andiamo insieme ad approfondire questi argomenti ascoltando l'intervista che è stata realizzata nel corso della conferenza stampa che ieri mattina l'onorevole ha tenuto. Ormai possiamo dire che puntualmente in ogni campagna elettorale si verificano queste cose. La precedente campagna elettorale apparvero che ero a proprietario del bowling, dell'elite, delle cliniche, di una tenuta in Patagonia, Pastarito, Pizzarito e così via. Poi si sono puntualmente rivelate delle bufale e il giorno dopo non si è parlato più di niente. Adesso ricomincia un'altra campagna elettorale e allora arrivano nuove novità. Questa volta è un'escalation, 138 appartamenti che vorremmo sapere dove sono. Anche perché io ho invitato Bechis, quello che ha scritto questo articolo, a venire stamattina qui in conferenza stampa, che evidentemente si è dato e non ha partecipato. Poteva venire qui a dirci dove erano appartamenti e terreni. È la solita macchina del fango che si mette in moto ad ogni campagna elettorale. Il problema vero non è Bechis o Libero che sta a Milano, quanto piuttosto chi ha interesse qui a Civitavecchia in piena campagna elettorale a delegittimare Tidei e la sua famiglia. Ovviamente la gente è intelligente, non crede più alle menzogne, alle favole e soprattutto alle diffamazioni che, ripeto, giungono puntualmente ad ogni campagna elettorale. Siamo costretti purtroppo a difenderci da questi beceri e miseri attacchi. Denuncerò ovviamente l'articolista, chiederò milioni di euro per risarcimento danni, che sicuramente avrò, anche se tra due, tra tre, tra quattro anni, ma sicuramente li avrò. Ho preteso scuse da Bechis formali, l'abbiamo invitato a venire qui a dire la sua in una conferenza stampa, ovviamente non è venuto. Quello che noi diciamo è che il problema vero che ci vive vecchia, io credo che non è che si possa pensare al patrimonio di quello e di quell'altro, anche perché poi solo il mio e non degli altri, perché il mio è pubblico, è reso pubblico, è noto a tutti. Quello degli altri non si sa per quale motivo non si pubblica. Quello che viceversa questa città ormai può sapere perché abbiamo un bilancio così disastrato, perché c'è tanta disoccupazione, perché soprattutto c'è un degrado morale nella nostra città. Io credo che noi questo dobbiamo fare oggetto di dibattito nella campagna elettorale. Io questa vicenda la chiudo qui. Aiuto qui perché ormai la parola passerà al tribunale e il tribunale si occuperà. Per quanto mi riguarda, viceversa, continuerò
non solo ad attaccare questa amministrazione, che è la peggiore che ci sia stata, ma soprattutto punterò sui programmi, quello che voglio fare per far rinascere Civitavecchia, per riportarla ai livelli dov'era, per risolvere i problemi dell'occupazione e soprattutto per dare più dignità e più moralità ad un'amministrazione che di moralità e di dignità ormai ha più poco. Abbiamo ascoltato quindi le parole del candidato a sindaco che è comparso nelle pagine di Libero domenica scorsa. Proseguiamo con la lettura dei nostri quotidiani e si torna a parlare di giudiziaria. Operazione mercato in manette Andrea Cannella, arrestato dagli agenti del commissariato nell'ambito dell'attività di contrasto allo spaccio di droga e al fenomeno dei furti. Il 25enne è accusato di essere finanziatore e acquirente di una grossa partita di hashish. Bar e sale da gioco, giro di vite dalla polizia. Controlli effettuati con l'ausilio del comando di polizia locale. Sgomberato anche un accampamento abusivo a Zampa d'Agnello. Dissuasori troppo alti alla frasca. La Croce Rossa italiana, impossibile e pericolosa all'apertura manuale per consentire i soccorsi. La replica dell'assessore Pier Federici, tutto nella norma, il problema non esiste. Ancora altra operazione dei carabinieri, questa volta droga sul litorale, condanne e patteggiamenti, stralciate 3 posizioni. Proseguiamo e passiamo a pagina 4 del quotidiano La Provincia, dove si parla appunto della movida. Come vi anticipavo in apertura, questo è il traguardo raggiunto, io penso soprattutto dagli abitanti del lungomare. Movida in arrivo a nuove regole. Accordo raggiunto tra i commercianti del Pirgo e il comune di Civitavecchia. Serata a base di musica soft in linea con i parametri previsti dalla legge e programmazione di un restyling dell'impianto di illuminazione pubblica. Campagna elettorale. Sì agli scontri, ma sui progetti. Nunzi della Confcommercio chiede di abbassare i toni. Domani presso l'IS via Le Adige, dai villaggi ai centri, ne parla la società storica. E ora si torna a parlare invece della crisi, ma in particolar modo della società, della ditta Guerrucci. Il presidio continua, i lavoratori della ditta ancora fuori dai cancelli per chiedere garanzie. L'Italia dei Valori, gli accordi vanno rispettati, subito un tavolo tecnico con l'Enel. Ma andiamo insieme ad approfondire questa notizia ascoltando questo servizio. Il settore metalmeccanico è uno dei più colpiti, con poco meno di 30 aziende, tutte di Civitavecchia, per un totale di circa 500 lavoratori in cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga e o in mobilità in deroga, ed è così ormai da più di un anno, fatto che sta portando all'imminente esaurimento degli ammortizzatori sociali, dopo i quali c'è solo il licenziamento. Ad intervenire sul tema occupazionale, puntando i riflettori sul settore metalmeccanico e quindi anche sulla situazione che stanno vivendo ad oggi gli operai della ditta Guerrucci, è FIOM CGL. A questi 500 lavoratori, aggiunge l'organizzazione sindacale, vanno aggiunti tutti quelli che sono stati espulsi dal ciclo produttivo perché a contratto a tempo determinato e che alla scadenza sono entrati nell'ombra, con la sola disoccupazione, magari già finita e senza una parvenza di speranza futura. E se da una parte FIOM CGL chiede a Enel di ridiscutere a tutto campo la strategia aziendale in riferimento agli appalti metalmeccanici per modificare un sistema che anziché collaborare, aiutare, uccide, dall'altra gli operai della ditta Guerrucci proseguono il presidio fuori dai cancelli della centrale Enel di TVN, preoccupati per il loro futuro e per i risvolti occupazionali negativi che potrebbero derivare dalla contrazione di alcune attività svolte dall'impresa presso la centrale. Se
Secondo alcune voci, infatti, a causa di una gara di appalto per alcuni lavori di manutenzione all'Enel, alla quale avrebbero partecipato anche ditte non cittadine, sarebbero a rischio circa 30 posti di lavoro. Ma ad occuparsi del problema, oltre all'organizzazione sindacale e al PRC, c'è anche l'Italia dei Valori, che propone l'immediata convocazione di un tavolo con l'Enel per verificare e far rispettare gli accordi presi. La riconversione della centrale, spiega Italia dei Valori, fu dichiarata quale grande opportunità di sviluppo, soprattutto per l'indotto metalmeccanico. Molte aspettative sono state disattese già a partire dagli appalti per la costruzione, lasciando alle nostre ditte un ruolo marginale, spesso di subappalto, che ha di fatto rappresentato il termine della loro esistenza. Eccoci nuovamente in studio, proseguiamo con la lettura del quotidiano e andiamo a pagina C5. Riabilitazione psicosociale, la Fondazione Caricev al fianco di Futuro Onlus, elargito un finanziamento di 4.000 euro. E ora una notizia, si possiamo definire importante, soprattutto per l'economia cittadina, un bando per l'assegnazione dei 25 licenze NCC, pubblicato dal Pincio dopo l'approvazione da parte della Giunta. Tra gli obiettivi da raggiungere, la formazione delle nuove leve grazie al protocollo Comune e Authority. E ora un appello da parte dell'Arciconfraternita del Gonfalone: processione del Cristo morto, c'è ancora tempo per le iscrizioni, predisposto dalla polizia locale il piano del traffico, sosta vietata delle auto in numerose zone della città. E l'Arciconfraternita del Gonfalone afferma anche che c'è ancora disponibilità, ovvero hanno bisogno di persone proprio per la realizzazione della processione del Cristo morto, soprattutto dei portantini, ovvero di coloro che porteranno la statua, le varie statue nel corso della processione. Passiamo ora insieme a sfogliare il Messaggero di quest'oggi. In apertura troviamo una notizia differente rispetto al quotidiano La Provincia, che apre con una notizia politica. Invece qui si apre con una notizia riguardante di giudiziaria. Via Pinelli, dubbi sulla sanatoria. Si complica ulteriormente la vicenda del palazzo al centro di un processo per costruzione abusiva. La Regione scrive al Comune, illegittima la delibera votata in Consiglio. I metalmeccanici in lotta, Fioma all'attacco, il caso della ditta Guerrucci non è isolato. La Bertero, ridiscutere il sistema appalti a TVN. Teatro Traiano, stasera in scena Urge di Alessandro Bergonzoni. Qui la fotonotizia che poi andrà approfondita all'interno, l'estate al Pirgo abbassa il volume. Droga, le decisioni del GIP. 3 anni fa l'operazione della polizia che sgominò un traffico di stupefacenti sul litorale. Una condanna, un'assoluzione, 3 rinvii a giudizio e 7 patteggiamenti. Trasporti, bus guasti, saltano 2 linee urbane. Girata una puntata di A Ruota Libera, sicurezza stradale, Rai Educational all'IS. Ma andiamo a sfogliare all'interno il quotidiano e troviamo nuovamente in apertura il caso di Via Pinelli. Via Pinelli, sanatoria illegittima. Nuova tegola sul palazzo, l'ufficio della Pisana mette in dubbio la delibera votata in consiglio. Lo sostiene l'area vigilanza urbanistica della Regione in una lettera al Pincio. Polizia e municipale, controlli in bar, sale giochi e compro oro. Droga. 3 anni fa gli arresti e ieri le decisioni del GIP. Si parla di porto nuovamente. Dopo l'ok al PRG, il porto del futuro sarà completato entro il 2017.
Intesa Sindaco Commercianti, musica soft e meno decibel sul lungomare sarà un'estate a basso volume. Proseguiamo a leggere insieme il messaggero di quest'oggi e andiamo a pagina 33, dove in apertura troviamo una notizia riguardante il territorio di Alumiere. Alumiere, tre i candidati a sindaco, oltre a Battilocchio, Roberta Morbidelli del centrodestra e Fabio Scocco, Fontana Tonda. Entra nel vivo quindi la competizione per le amministrative del 6 maggio, martedì la presentazione delle liste. Trasporti urbani. Si guassano due autobus e saltano le linee. Ieri attese vane alle fermate della Cibarrata per Campo dell'Oro e la navetta del mercato. Il presidente della Sotta Argo Lupi, il parco mezzi è vecchio, ma i meccanici sono al lavoro e oggi le corse saranno nuovamente regolari. Si torna a parlare di politica, rete dei cittadini del Monte, farò una campagna elettorale senza manifesti personali. Santa Marinella, il comune fuori dal castello. Enei rischia di essere estromesso dopo decenni di gestione. Il direttore del museo ricorda l'impegno dal 96 di dipendenti e volontari per la sua valorizzazione. L'opposizione. Bacheca non riesce neppure a farsi ricevere dalla governatrice Polverini di centrodestra. Col sostegno della Fondazione Caricev, disabili familiari e associazioni insieme nei laboratori. Allargando lo spazio riabilitativo si sono ottenuti ottimi risultati, illustrati ieri dalla psicologa Alessandra Matiz. E ora si parla di Tolfa, dalle imprese una giornata di lavoro per il paese. Ma visto che abbiamo anticipato le notizie del comprensorio, andiamo anche a sfogliare le pagine del quotidiano La Provincia riguardanti appunto l'Interland. E si apre con Tarquinia. L'INCE, gli atti del PDM consegnati in procura. I documenti di sindacato ispettivo sono stati depositati ieri. L'inchiesta punta a fare chiarezza sull'eventuale pericolosità del mezzo blindato. Il fascicolo è stato aperto un anno fa dal sostituto procuratore Lorenzo Del Giudice dopo il ribaltamento del mezzo sull'Aurelia, che costò la vita al parà Nicola Casà, decima vittima del veicolo. Sono 12 le interrogazioni parlamentari presentate dal deputato Maurizio Turco. Si passa alla Ladispoli, blitz della forestale al comune di Ladispoli, acquisiti gli atti su campo di calcio e servizio di igiene urbana. Montalto, necropoli, scoperti altri tesori archeologici, aperta ieri mattina un'altra delle oltre 40 sepolture rinvenute in località Due Pini. Svelato il mistero di una tomba a camera risalente alla seconda metà del VII secolo a.C. Si ritorna a parlare della città di Tarquinia. Sulle ali del mito, il volo continua venerdì alle 17 presso la sala consiliare, meeting sull'evoluzione della strategia turistica e l'assessore Sandro Celli. Mostreremo il lavoro svolto in questi due anni. Proseguiamo e andiamo a pagina 8-9 del quotidiano La Provincia, dove troviamo in apertura la città di Santa Marinella. Lucchetto al castello, tutti pronti alla mobilitazione. Confermata la manifestazione pubblica del 1 aprile per chiedere la riapertura del maniero. Intanto gli esponenti di un'altra città possibile difendono l'iniziativa criticata da Città Nuove. E a Santa Severa, spiaggiato purtroppo un altro delfino, prosegue la moria di giovani esemplari. Capitaneria e ASL hanno rimosso la carcassa. E ora passiamo alle cittadine collinari. Alumiere, rifiuti, rimpallo tra Clini e Polverini, nessuna decisione ancora sul nuovo sito per il dopo Malagrotta. Intanto il sindaco Battilocchio ribadisce:
Stiamo con il comitato no alla mega discarica. Alumiere Rotary oggi Acqua Nostra. Si passa a Tolfa, una giornata di lavoro per amare Tolfa. Parte in collina la nuova iniziativa promossa dal sindaco Luigi Landi, coinvolti artigiani e imprese locali pronti a rimboccarsi le maniche per un giorno. Passiamo ora invece a leggere insieme la pagina litorale del Messaggero, dove si trova in apertura la città di Ladispoli. Nettezza urbana e stadio, la forestale in comune, il sindaco ci auguriamo venga fatta chiarezza. Presi i documenti su ordine della procura. A Cerveteri, PDL, Galli vince al photo finish, commercialista di 42 anni correrà per la poltrona di sindaco. Ad Ardea, il centrodestra caccia di un candidato unitario. A Pomezia, ex campo di calcio ridotto a discarica è stata ordinata la bonifica. Gli spogliatoi usati come alloggi di fortuna, l'area è invasa da rifiuti. Passiamo ora alla città di Anzio, centro sportivo di Piazza Roma, la gestione sarà affidata ai privati. A Nettuno invece l'opposizione è pronta a dar battaglia per il nuovo rendiconto di bilancio. Passiamo ora invece a dare un rapido sguardo al quotidiano di Cerveteri, Ladispoli e La Voce. E in apertura proprio la notizia del Blitz, nettezza urbana e nuovo stadio, ieri Blitz al comune di Ladispoli. Uomini della forestale hanno acquisito la documentazione relativa a due appalti sotto accusa da mesi. Le primarie del PDL a Cerveteri, scelto il sindaco di centrodestra, oltre 2.500 votanti ai gazebi nel territorio. Vince Angelo Garli con 696 preferenze. Proteste dei cittadini a Santa Marinella, con i lavori inaugurati, cantieri ancora chiusi, via delle Colonie transennata da settimane. Andiamo a sfogliare all'interno il quotidiano. Parliamo della città di Cerveteri, razionalizzazione di spese e costi. Presentato ieri mattina a Palazzo Valentini il bilancio previsionale 2012. L'Aula ha osservato un minuto di silenzio in ricordo del sergente morto in Afghanistan. La Regione Lazio ha stanziato 1.350.000 euro per la realizzazione di riqualificazione urbana, contributi per alloggi a canone sostenibile. Andiamo avanti, si parla di politica all'interno della città, della pagina dedicata alla città di Cerveteri, primarie di coalizione del centrodestra vinte da Angelo Galli con 969 preferenze. Dimensionamento scolastico, l'ultima tentazione elettorale. Una lettrice scrive come mamma, ho letto gli articoli pubblicati sulla riforma Gelmini ed esprimo alcune riflessioni. Andiamo avanti, sempre per la città di Cerveteri. Urbanistica, pantano maleodorante della politica locale, Antonio Sannino. L'intrallazzo e il male affare trova una prateria sconfinante quando cemento e mattone, una coppiata che angoscia le notti di molti amministratori. Passiamo ora alla città di Ladispoli. Agaro parla senza cognizione di causa. Duro intervento dell'assessore al bilancio e tributi Giovanni Grimaldi. Ricordo al candidato del centrodestra che Ladispoli è il comune più virtuoso del Lazio. Andiamo avanti, polemiche quindi. Viaggio virtuale della Melone nella Biblioteca Vaticana. Gli studenti della scuola media hanno incontrato il dottor Gianca. Torna in scena lo spettacolo dell'associazione Nate dall'Ambra. Nei locali della Metamorfosi, i monologhi della vagina di Eve Ernstler, da 15 anni il simbolo del movimento. Pagina dedicata alla città di Santa Marinella. Porte aperte al castello di Santa Severa, domenica 1 aprile il dibattito pubblico. Appuntamento alle 10.30 con il Gatti C presso il piazzale antistante l'ingresso dell'antico borgo.
ancora Santa Marinella, progetti approvati e cantieri ancora chiusi. Inaugurati 2 settimane fa, i lavori per la riqualificazione di Via delle Colonie, ma è stata solo transennata. I residenti della zona pretendono delle risposte dall'amministrazione comunale. Pagina di Tarquinia. Tarquini accessibile, progetto per creare percorsi turistici fruibili anche ai disabili, promosso dal Comune in collaborazione con le associazioni Macchia Nera e Contatto Natura. Domani in consiglio il programma triennale dei lavori pubblici. E si è svolta la 23ª maratonina di Tarquinia. Ma ora insieme andiamo a sfogliare le pagine del mondo sportivo. Si parla la politica in periodo elettorale e purtroppo insomma, è anche il calcio, lo sport è anche politica. E infatti troviamo Moscherini come presente all'interno di questo articolo riguardante il Civitavecchia Calcio Serie D. Moscherini e Di Paolo allo scontro frontale, il sindaco e il futuro socio del Civitavecchia Calcio non se le mandano a dire. Batti e ribatti piccante senza esclusione di colpi fra i due contendenti. La domenica sorride ai nerazzurri per la prima volta in stagione fuori dalla zona play out. Quindi vediamo il Civitavecchia che all'interno è a 34 punti all'interno della graduatoria, mentre l'ultima in classifica, che è il Beauville, sta a 21. La prima è il Salerno a 58 punti. Eccellenza, Corneto Tarquini ha distrutto dal Tor Sapienza, secondo KO, per 5-1 consecutivo. Risorge il Ladispoli 3-0 al Pisoniano. Proseguiamo. Si parla di calcio promozione, un Santa Marinella sprecone cade 2-0 ad Anguillara. I tirrenici pagano un penalti subito a freddo al 15°. Ancora promozione, un 2-2 che sta di sconfitta, non bastano 2 rigori. Olimpia rimontato in entrambe le occasioni dalle trasformazioni di Braccini, in Corvaia deluso. Quindi pari e recriminazioni per il Tolfa. Con una doppietta di Fiorucci, il Santa Severa stende 4-1 la DM84. Goleada 7-0 Cerveteri sul Canepina. Seconda categoria, vincono CSL Soccer e Santa Marinellese, perde il San Pio X e scivola all'8°. Nella 23ª giornata, positiva solamente per 2 locali su 3. Andiamo avanti e si torna a parlare di pallanuoto. Una cosa ritrovata affonda la Racing Roma. Sugli scudi la Tortora, autrice di una tripletta. Al Palenel finisce 8-6, quindi per le gialloblu. Pallanuoto promozione, il Marinella Nuoto perde a tavolino con Atleti per caso. Pallanuoto SNC, ancora Marcello del Duca, giusto farne a meno. Tanti gli interrogativi rimasti in sospeso dopo l'esonero del tecnico civitavecchiese. CV Volley, beffata sul filo di lana, i ragazzi di Cristiano Cesarini cedono al San Paolo Ostiense solo al tie break. E ancora pallanuoto, ottime prove per i piccoli SNC ai regionali di Pietralata. Nuoto, oro per Fiorentino, argento per Sassara, grande la soddisfazione dei tecnici Muneroni e Colein. Andiamo avanti, sempre con il quotidiano La Provincia, si parla di basket serie C2. Cade l'imbattibilità casalinga. Alla Riccucci la cestistica cede 76-67 alla capolista Virtus Frusino. Il presidente Mauro Patuzzi, abbiamo giocato una splendida partita, peccato l'arbitraggio non abbia reso giustizia alla prova dei ragazzi. Cambiamo argomento, ginnastica artistica, SGin ancora sugli scudi, oro per Nappi e Mazzoni. Vola il team del duo Ferrari Sacco. Nel weekend sono arrivati anche un argento con Cozzolino e un bronzo con Izzi.
il calcio a 5 non si ferma mai. Impegno di campionato per la SD, ritorno di Coppa Lazio per l'Atletico. Scorpioni, non faremo sconti a nessuno, non ci vogliamo passare il turno. Tutto ok per la Lega Navale alle selezioni internazionali di classe Optimist. Ai campionati del mondo di windsurf di Cadiz, Benedetti è al 94esimo e Guzzone 113esimo. Perfetta l'organizzazione di Patron Corti e il suo staff, Claudia Di Nicola, qualificata per la fase nazionale. Calcio a 5 femminile, il San Gordiano vince 6-5 pari l'Atletico. Il team di Nunzi impatta 2-2 contro la capolista Eurnova in casa. E ora si parla di rugby, Serie B, Arachiri, CRC. Il Prato passa al Moretti della Marta per 11-10 nello scontro salvezza. Tantissime le occasioni sprecate malamente dai Civitavecchiesi. E ora un'iniziativa, Rita Stella, promuovere le discipline a livello locale. Si è svolta ieri la conferenza Civitavecchia per lo sport. Presenti anche Riccardo Viola, presidente del CONI, e Patrizia Prestipino, assessore allo sport di Roma. Ma andiamo insieme ad approfondire questa interessante iniziativa ascoltando l'intervista proprio a Rita Stella. Civitavecchia per lo sport e lo sport per Civitavecchia. Che tipo di valenza ha, quanta importanza ha per voi lo sport a più livelli, dal punto di vista sociale e dal punto di vista proprio sportivo? Ma sicuramente abbiamo voluto come provincia di Roma portare questa iniziativa per parlare con le associazioni sportive del territorio, perché riteniamo che lo sport abbia una duplice valenza, una valenza educativa in quanto ha valori fondamentali di educazione alla legalità, di rispetto delle regole, e quindi soprattutto per le scuole, per i nostri ragazzi è fondamentale. E come assessore alle politiche scolastiche sto portando avanti diverse iniziative proprio per incentivare lo sport e per contrastare l'abbandono precoce delle attività sportive insieme al CONI. E come valenza invece sociale e economica, diciamo che lo sport ritengo che sia anche un punto di forza per lo sviluppo e l'economia del nostro territorio. Civitavecchia è una città che si è sempre contraddistinta per le attività sportive, dando anche molti campioni a livello mondiale, olimpionico, quindi io credo che sia arrivato proprio il momento di valorizzare queste nostre possibilità, queste nostre opportunità per avere una politica dello sport diversa. Che cosa significa? Quello che adesso come provincia di Roma noi stiamo attuando, riqualificando l'impiantistica delle nostre scuole superiori per metterla a disposizione degli studenti, per poi però il pomeriggio darle alle associazioni sportive, ecco, noi vorremmo che anche sulla nostra città questo modello si potesse trasferire e quindi sicuramente gestire il patrimonio dell'impiantistica in un modo diverso, un modo integrato tra istituzioni, associazioni e, perché no, scuole. Civitavecchia adesso si è contraddistinta soprattutto per gli sport acquatici, pensiamo alla pallanuoto piuttosto che al nuoto, piuttosto che al canottaggio, però ci sono molte discipline che hanno anche una valenza sociale, di inclusione sociale, molti sport minori che possono essere praticati da tutti, quindi un diritto allo sport per tutti, anche per quelle persone che magari soffrono di alcune disabilità e per le quali magari non possono fare altre attività sportive. Su questo noi ci stiamo impegnando e cercheremo di portare su questo territorio anche questo sport sociale. Abbiamo ascoltato quindi l'intervista proprio a Rita Stella, ma ora avviamoci verso la conclusione di questa prima parte andando a leggere rapidamente la pagina sportiva del Messaggero. Si parla nuovamente di pallavolo, grande impresa dei rossoblù, la Privilege cade al tie-break al San Paolo, Sartorelli vittoria da playoff, passa in casa dell'Isola Sacra per 3-0 e vola al secondo posto. Tra le donne Comal, battuta dal Salmariano per la Tirreno Power D, sempre più vicina. Basket, Stemar col Frusino il primo KO interno. Hockey in line, i Pirati non lasciano il Pala Mercuri, ingiusta la revoca del Comune.
Pallanuoto femminile, Super Coser, sconfitta anche la Racing, bis dopo il successo sulla capolista. Inizio da brivido, poi gran rimonta, finisce 8-6. Calcio a 5, l'AS stasera a Tivoli con la salvezza in tasca. Bene, per quest'oggi, per questa prima parte abbiamo concluso qui. Io saluto gli ascoltatori di Radio Stella Città, gli do appuntamento a domani mattina alle 10.30 con Dentro la Notizia. Mentre per i telespettatori di Provincia TV rimanete con me perché proseguirò con la lettura dei quotidiani regionali e nazionali. A fra poco.